Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati e bentornate sul Games Channel con un video diverso dal solito, però Alfredo mi ci ha portato. Molti di voi sicuramente conosceranno questo giochino, UvuFuFu, praticamente un giochino a quiz dove vengono scelti a eliminazione diretta, uno alla volta, i giochi preferiti o il film preferito, quello che è. Alfredo ha creato per me un quiz ad hoc chiamato La migliore serie di All Games Channel. Ora io trovo che sia più corretto che lo facciate voi. Però lui ha detto: voglio sapere da te quella che ti ha dato maggiori soddisfazioni. Quindi voglio che tu. E ho detto: vabbè, ci farò un video. Sarebbe stato magari più divertente farci una live, ma al momento è tutto fermo, come potete vedere. Quindi voglio registrarmi adesso così da solo tranquillamente. Quindi clicchiamo. Vi ho mandato i link e tutto. So che si procede premendo qui perché l'ho visto fare da altri youtuber. Allora, la migliore serie di. Sotto spoiler, madonna. La migliore serie di All Games Channel, quella che ti ha dato maggiori soddisfazioni e emozioni e reso orgoglioso. Vabbè, facciamola. Round di 32. Ha messo pure il logo mio. Sotto vedo l'epopea di Aang con il logo. Vabbè. Ma io ho fatto. Io sono arrivato a fare 32 serie. Non credo. Ah, forse ci conta anche Twitch, ma non. Mi sembra sempre troppo. Vabbè, partiamo. Oh! Ecco, funziona così in pratica. Adesso andrò a scegliere uno di questi due, quello che ho preferito. E si andrà avanti, no? A eliminazione, fino poi a arrivare al finale e scegliere secondo me quale è stata la migliore serie. La risposta sembra piuttosto scontata, però vedremo perché sarà sicuramente preso da nostalgia incredibile. Allora, XCOM 2 Reboot e la serie. Bravo che tra l'altro ha precisato Twitch e YouTube. XCOM 2 Reboot, cioè quella che sto facendo tuttora su YouTube. E la serie su Dark Souls, William l'Abominio. Proprio ti sei impegnato a leggere anche i titoli che ho dato alle serie, eh? Proprio bravo, bravo. Quindi sei andato proprio sulle playlist. Ok, complimenti. Allora, XCOM 2 lo trovo sempre stradivertente. Non vedo l'ora, tra l'altro, di continuarlo. Solo che con questo caldo, ragazzi, non riesco a registrare. Adesso è mattina prestissimo. Ieri ha piovuto, grazie a Dio, si sono passati 2-3 gradi. Ma in mansarda qui da me è un inferno. Vabbè, a parte questo, XCOM 2 è stradivertente. Giocare con voi, con i vostri soldati e voi nei commenti è di una bellezza per me inaudita. Cioè, è proprio divertente. Ma dall'altra parte, abbiamo una delle serie più belle che io abbia mai fatto su Twitch. Una serie, tra l'altro, che mi ha fatto scoprire un gioco clamoroso, quale è Dark Souls 1. Quindi mi dispiace per il reboot di XCOM 2, per il comandante, ma la serie su Twitch di Dark Souls è stata tanta roba. Ho proprio sofferto, mi sono emozionato, ho scoperto un titolo grandioso. Se prima per me c'era solo Bloodborne dei giochi From Software, adesso c'è anche Dark Souls ed è lì 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 proprio, eh. Mamma mia, è pazzesco a livello di mappa, di storie, di personaggi. Incredibile Dark Souls 1, davvero incredibile. Voto Dark Souls. Mi dispiace, XCOM, mi dispiace. Voto Dark Souls. Oh, addirittura! Allora, hai sbagliato a mettere copertina. Qui sono un po' pignolo, ma perché sono fissato con certe cose. Hai messo la copertina di Age of Empires 2, gioco base. Invece io ho fatto Montezuma, come tu bravissimo hai scritto sotto. Montezuma è il DLC di Age of Empires 2, ma suppongo che tu non abbia trovato la copertina di Montezuma, diciamo, a una risoluzione decente. Suppongo di no. E vabbè, parliamo di 4 video scarsi. Parliamo di preistoria del canale, tra l'altro, perché anche Cronache Mitologiche 1 con God of War 3 è roba preistorica, parliamo degli inizi, 2014-15. Cioè, praticamente, Age of Empires 2 accompagnava per 3-4 video l'epopea di Enki. Subito dopo, poi, è iniziato Cronache Mitologiche. Ho inventato Cronache Mitologiche. Perché devo dire che sono coerenti. Questa è una sfida incredibile. So, chiaramente il vincitore
sarà Croniche Mitologiche God of War 3, chiaramente, ma Age of Empires 2 nasce grazie a una volontà incredibile da parte mia di raccontarvi qualcosa inerente al mito e alla storia. E siccome lo stavo facendo già in Skyrim, qualcuno di voi mi disse: Old, forse è bene separare le due cose. Continuai poi in Skyrim a fare a volte dei parallelismi, no? Quelli che tanto piacciono a me. Però decisi di mettere qualcosa di ulteriore. Appunto, utilizzai Age of Empires come scusa per parlare di qualcosina, ma soprattutto poi God of War e Croniche Mitologiche per parlare di mito, antichi astronauti, robe che quelle cose lì a me mi hanno sempre colpito, eccetera, eccetera, eccetera. Vince Croniche Mitologiche 1. Madò. Ender's Project. Analisi Kojima. Ok. Va bene, quindi intendi solo quella roba lì che poi... Diciamo che questo è un progetto un po' monco. Dall'altra parte, The Last of Us Parte 2, Twitch. Tra l'altro ci saranno serie monchissime bloccate, di cui adesso io ci starò male nel vederle. Madonna, che tristezza. Ad ogni modo, hai messo comunque un'immagine che io usai in realtà per la serie di Death Stranding. Però ci sta. Ender's Project doveva essere un progetto in cui avrei parlato di tutto quello che ruotò attorno a Kojima e a Metal Gear. Poi, beh, ovviamente è nato Death Stranding e da lì ho cominciato a fare video analisi sui video di Death Stranding. Quindi, diciamo che questa scelta che mi hai messo è inerente ai video analisi di Death Stranding e quello fatto su Kojima. Devo dire che sono molto fiero di questi video qua, ma il progetto doveva essere ben altra cosa con Metal Gear. Dall'altra parte abbiamo The Last of Us 2 e credo che insieme a quella di Dark Souls sia la miglior serie fatta su Twitch. E The Last of Us 2 è stato incredibile. È stato davvero potente come gioco. Certo, mi aspettavo tanto da The Last of Us 2 perché venivo dal primo, che ho amato follemente, finito e rifinito un numero incredibile di volte. Ma i colpi di scena, l'euforia, la tristezza che ho provato, il pianto che mi sono fatto, le lacrime che mi sono fatto, è stato qualcosa di importante. Voto The Last of Us 2. Però rosico tanto per questo progetto lasciato lì. Chissà se mai riuscirò prima o poi a fare qualcosa inerente a Metal Gear, chissà, va bene. Oh, oddio. Ah, che palle, questa qua mi mette in difficoltà. Ma che immagine hai preso? Oddio, allora, la Road to the Elder Scrolls 6 è una serie che doveva puntare su questo cammino verso te 6 inerente alla lore, quindi iniziando dalla creazione, dal mito della creazione dell'universo di Elder Scrolls, di cui vado molto fiero. Di quei 3 video che ho fatto mi rendono fiero. Mi piaceva l'impostazione, molto tranquilla, con quella lavagnetta che poi è diventata per voi, per alcuni di voi comunque leggendaria. Lavagnetta ormai persa perché mio nipote l'avrà distrutta. E una figata, poteva diventare una serie super affascinante che per qualche motivo, in realtà lo so, poi è stata bloccata da me perché come quarto e ultimo episodio della creazione volevo fare qualcosa di particolare che poi il tempo, la testa, i problemi che ho avuto non mi hanno purtroppo portato lì a concludere e quindi è rimasta lì, in questo oblio. Ed è un grande dispiacere. Era proprio bella l'idea, secondo me. Dall'altra parte abbiamo Ori, che si è dimostrato essere, questo è il secondo, si è dimostrato essere un gioco fenomenale. Cioè, proprio di una bellezza, un impatto estetico, artistico allucinante, una delle cose più belle che abbia mai giocato e visto. Quindi, tanta roba. Eravamo in pochi a seguire quella serie, però quelli che c'erano mi trasportavano, il conteggio delle morti, cioè troppo troppo bello. No, davvero, Ori è stata una bellissima sorpresa e mi ha catturato tantissimo. Il secondo, molto più bello. Oddio, in realtà trovo che si è più
primo che il secondo siano di livello notevole, ma il secondo raggiunge vette davvero importanti, proprio a livello di gameplay e tutto. Figo, figo, figo. Ma mi dispiace tanto eliminare adesso questa che poteva diventare una serie incredibile, forse una delle più importanti del canale. Scemo io. Oh, no! 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 Mannaggia. Mannaggia, mannaggia, mannaggia. Questa è dura. Allora, da una parte abbiamo Sky Anniversary con il senza nome, con l'Argoniano, che diciamo che è ancora in corso, ma è ferma da un anno e passa, dove ho iniziato Skyrim portando però avanti soltanto le quest nuove dell'Anniversary Edition. Quindi c'è questo personaggio che vaga, un senza nome, un nessuno. Mi piaceva molto questo nome, questo titolo. Dall'altra parte abbiamo Bloodborne, che non giocai in blindrun, o meglio, arrivai fino a un certo punto, poi per me divenne una blindrun. Cioè no, io lo finì, però mancai molte cose, da solo dico, con voi ne ho scoperte tante altre, facendo tutte le boss fight e soprattutto il DLC. Impersonando il personaggio di Lily. Cioè tutta una lore, se per Dark Souls William l'abominio, dall'altra parte la sorella Lily. Bloodborne è stata un'esperienza davvero importantissima, molto bella. Tra l'altro, soffrendo come un cane con alcune boss fight, ci siamo fatte tante di quelle risate incredibili. Da un punto di vista artistico, del gameplay, eccetera, trovo che Bloodborne sia proprio l'apice di From Software, quindi è un titolo che io a cui tengo parecchio. Certo, tengo parecchio anche a Skyrim, ma qui si parla di serie, di sensazioni, di quello che ho provato. Sicuramente Skyrim Anniversary nelle prime battute mi ha fatto un po' rivivere le emozioni che provai ai tempi con Enki, cioè rifare i 7000 gradini eccetera eccetera, però quelle sono cose che ho provato io un po' da solo, separato da voi, e quindi c'è questo distacco. Ho poi fatto dei video dove abbiamo parlato anche di loro, cose importanti, però diciamo è una serie meno... come posso dire, meno coinvolgente, parlo con il pubblico, è un po' diverso, non ha nulla a che fare per esempio con l'epopea di Enki, c'è meno coinvolgimento, anche perché comunque si parla di video singoli che vengono fatti una volta ogni morto di Papa. Bloodborne è stata tanta roba, ci siamo anche scontrati nel PvP, ci siamo davvero divertiti, io mi sono divertito. Mi dispiace molto per senza nome, ma vince Bloodborne. Oh, addirittura hai messo anche... Ok, dai, hai inserito un po' tutto, anche le cose molto brevi e piccole. Quei The Witcher, non so se è giusto definirla serie. In realtà ci feci 4-5 video. A molti di voi piacque parecchio, tra l'altro. Sono anche orgoglioso delle sigle che ogni volta creavo per ogni singolo video, cambiavo sempre qualcosina. Hearts of Stone è un DLC meraviglioso, con un personaggio terrificante, straordinario a livello comunque di scrittura. The Witcher 3 è sempre tanta roba, quindi ambientazione, personaggi sempre meravigliosi, ma lui davvero mi terrorizzò, tanta roba, proprio a livello di lore, una roba colossale per me. Ma parliamo di sempre qualcosa di molto contenuto, parliamo di 3-4 video fatto con voi, niente di che. Cioè neanche l'ho iniziato insieme a voi Hearthstone, a un certo punto ho cominciato a giocarlo, perché pubblicai un video, poi alcuni di voi rimasero coinvolti e quindi proseguì. Ma finì lì, una cosa molto breve. Dall'altra parte abbiamo una delle serie più divertenti di Twitch, portata avanti per più di un anno, che è quella su XCOM 2. Quante risate! Quante risate, morti, stupidaggini. Madonna, nei commenti quello che si è creato. Madonna, che bello, nella chat. No, indimenticabile, indimenticabile. Vince. Che sfida. Madonna, che dispiacere. Questo è un peccato. Questo è un peccato davvero. Mamma mia. Da una parte abbiamo un gioco che ho reputato davvero grandioso, God of War del 2018, che mi ha coinvolto in tutto, emozionato, quel viaggio meraviglioso con il proprio figlio,
questo cammino, questo viaggio verso la montagna, le ceneri della madre, queste scoperte, questo mistero comunque dietro la madre, le speculazioni che abbiamo fatto, quel poco che sapevo del mito norreno, però che sono riuscito a incastrare nel gioco, arrivando anche a conclusioni ben prima che il gioco mi dicesse, no? È stato tutto bellissimo ed è un ricordo fantastico anche di voi nei commenti, ma tra l'altro anche il Cronache Mitologiche è meno riuscito, questo bisogna dirlo, perché di Cronache Mitologiche, del concetto principale di Cronache Mitologiche, il 3 ha ben poco. Cioè il protagonista qui era God of War, era la Blindrun. Invece Cronache Mitologiche nasce come serie in cui il videogioco è secondario, cui protagonista non sono altri che io nel raccontare le storie, i miti, eccetera, eccetera. Non so parlare, anche presto, ragazzi, scusatemi. Dall'altra parte abbiamo Ulgen's Chandal, abbiamo Old Snake's Town 2, abbiamo me stesso. Nell'epopea di Enki ci ho messo tutto me stesso. Ne parleremo poi, perché proseguirà, quindi, cioè, non è una sfida impari. Mi dispiace. Ecco, sapevo che sarebbe arrivato questo momento. Le messe proprio tutte, anche per farmi male, dolore fisico. Queste due serie sono state troncate da me medesimo. Pillars of Eternity perché semplicemente non ebbi più tempo ai tempi. Cioè, ero arrivato a un punto, cambiavo lavoro, una cosa del genere, quindi non mi era possibile portare avanti serie così complesse e lunghe insieme. Avevo sempre Skyrim, d'altronde. Grim Fandango invece è stata stoppata per il poco successo della serie. Il tempo è sempre molto poco, non mi è possibile fare serie che poi non vengono effettivamente guardate, ok? Quindi oggigiorno devo valutare bene cosa fare e cosa non fare. È un po' una tristezza, però è così, ragazzi. Se a voi non interessa, non posso portarmi avanti a strascicone, sento di perdere tempo, per quanto Grim Fandango sia uno dei miei giochi preferiti di sempre. Se in un eventuale top 100 ci sarebbe, ma Grim Fandango sarebbe anche vicino ai primi, forse nella top 20. Stupendo, straordinario, straordinario. Pillars of Eternity è una gemma che consiglio a tutti, un gioco di ruolo vecchio stile, un po' come Baldur's Gate, no? I primi. Dove c'era la pausa comunque tattica. Sembrava davvero incredibile. A livello di ambientazione, di scrittura, tanta roba. Il viaggio di Ivi e il viaggio di Manny Calavera, entrambi stoppati, mannaggia. Però a livello di serie, chi mi ha dato di più? Come gioco, certo, io adoro e amo la follia Grim Fandango, ma come serie? Credo mi abbia dato di più Pillars of Eternity, anche perché ci sono state più puntate. E i ragazzi che intervenivano sotto Pillars of Eternity, c'erano alcuni, Giovanni, Xorin, altri, che insomma condividevano perché loro l'avevano giocato e sapevano. E quindi mi prendeva troppo bene. Anche quelli che invece erano in blande con me, insomma, venivano trasportati. Anche con Grim Fandango, alcuni di voi sono stati molto, molto carini, interessanti da leggere. Assolutamente sì. Ma con Pillars Eternity la cosa è stata più importante, dai. Peccato. Qui proprio stravince Shadow of the Colossus. Prey purtroppo non l'ho mai sfruttato. Sempre questo, mancanza di tempo, l'ho giocato malissimo Prey. Lo riprendevo ogni 2 o 3 settimane, ogni volta non ricordavo cosa avevo fatto, cosa avevo combinato. Ma come gioco secondo me è parecchio sottovalutato. È un gioco notevole, è un gioco notevole che purtroppo, come tanti titoli di Arcane, non ha avuto il successo che meritava. Tanta roba, a livello di ambientazione, di scrittura, di personaggi, del mistero che si crea, tutto notevole secondo me. Ma dall'altra parte, esattamente come Grim Fandango, abbiamo uno dei giochi più belli di sempre. In genere, quando si parla di arte videoludica, Shadow of the Colossus entra sempre in quei discorsi lì. E sono d'accordo. Sono d'accordo, WoW da qui per me è stato fondamentale a livello di gameplay, di paesaggi. C'è tutto molto coerente. La dimensione della mappa è proprio corretta, giusta, perfetta.
Così come potrei pensare di Dark Souls 1. Quella mappa così, è così perfetta e tutto. La stessa cosa mi viene in mente qui. È tutto calcolato alla perfezione. Io ho giocato ovviamente il titolo di Bluepoint, cioè quindi il remake e non l'originale. L'originale arriva fino al quarto colosso, se non sbaglio, perché me lo prestò un mio amico. Però Bluepoint ha fatto un lavoro straordinario, in cui davvero i frame erano davvero perfetti a 60, cosa che l'originale non aveva. Però vabbè, girava su PS2 ed era mastodontico. Shadow of the Colossus, un'esperienza che non dimenticherò mai. Mamma mia, che gioco. Mamma mia. Ma come? Ma addirittura? No. Allora, stravince nettamente. Sono contento che ci hai messo il diario di Alea. Anche questa, una serie. Sì, possiamo definirla così, dai. Una serie fatta di video singoli. Una serie nata tra l'altro per un'impossibilità. In quel periodo mi si ruppe il microfono, quindi non mi era possibile, non mi era fattibile registrare la mia voce. Allora ideai questo progetto. Ok, giochiamo sempre Skyrim, cerchiamo però di narrare le mie gesta, le mie scoperte, meglio ancora narrare in forma scritta. Così feci. E fu molto molto apprezzato. Fu apprezzato anche il montaggio, di cui vado molto fiero. Diciamo che il diario di Alea, insieme a poche altre cose che ho fatto, mi dà quella soddisfazione che dico, ok, nel corso degli anni sono migliorato. Davvero apprezzo tanto, 2-3 video li apprezzo notevolmente del diario di Alea. Quindi tutto quello che scoprivo per conto mio poi ve lo riproponevo sotto forma di montaggio, senza gameplay. Poi di qua c'è il codec, allora poi parliamo di preistoria del canale. Tra l'altro adesso ci sarà rimasto un video, due, perché mi furono bloccate, segnalati, in cui rispondevo alle vostre domande. E impostai tutto tipo codec di Metal Gear. Bellissima l'immagine col colonnello impazzito, intelligenza artificiale, mi piace molto. Vabbè, vince il diario di Alea, ragazzi. Mamma mia, non c'è neanche... Oh, questo è un peccato davvero. Questo mi spiace. Perché io trovo croniche ma poi guarda che immagine che hai messo. Non ci stavo pensando, perché però si era intravisto qualcosa all'inizio, vabbè. Croniche mitologiche 2 è il croniche mitologiche meglio riuscito. Anche per argomenti e tutto, in cui ho giocato a Shadow of the... Lord of Shadow, Castlevania, un titolo per me grandioso, lo amo alla follia, Assassin's Creed Origins, Tomb Raider, e fatto vlog a caso anche fuori, così, io che mangio, mi ricordo, una pizza, una roba del genere. Quindi Croniche Mitologiche 2 secondo me è il miglior Croniche Mitologiche, però dall'altra parte ci sono i miei video su Red Dead Redemption 2. Cosa vi ho detto prima? Il diario di Alea, insieme a poco altro del mio canale, lo reputo di livello, perlomeno, in base alle mie capacità. Ecco, secondo me, ho sfruttato molto bene le mie conoscenze, quello che ho imparato nel montaggio, con i video di Red Dead, con Oblivion e con il diario di Alea. Secondo me e anche nel video analisi di Death Stranding. E il mio apice si trova secondo me in queste quattro serie qua. Red Dead Redemption 2 è stato super apprezzato da voi. Ogni tanto qualcuno ancora ne parla, con 5 video, 5 semplici video. Il quinto sicuramente, sinceramente, a me non piace. Ma i primi 4 video sono stati stra apprezzati. Mamma mia. Il quarto lo reputo forse il punto più alto del mio canale, tra l'altro. E vabbè, ma anche gli altri, bello, perché gameplay Red Dead è clamoroso. Nella scoperta, nel free roaming, Red Dead Redemption è incredibile. Quindi, diciamo, è facile sorprenderti con lui, specie poi per un appassionato di western, per un appassionato di quei giochi là. Poi ci ho messo tutto il mio amore verso quest'uomo, questo regista per me grandioso, uno dei
migliori in assoluto, che metto in base alle mie poche conoscenze cinematografiche nella top 3. Red Dead. Mi spiace Cronica Mitologica, mi spiace. Oh. Oh. Ho fatto passare già il secondo Ori. Bellissima l'esperienza con il primo, ripeto, un gioco stravaldo che consiglio a tutti, un gameplay meraviglioso e tanta tanta arte visiva. Ori. Dall'altra parte però abbiamo The Last of Us, sebbene non giocando in blind con voi, però la serie su Twitch mi ha sicuro colpito, cioè nel senso perché voi siete sempre lì che commentate, che dite la vostra, rilasciate insieme a me le vostre emozioni, ok? E The Last of Us te le tira fuori, The Last of Us te le tira fuori, in alcune scene è davvero clamoroso. Per certi versi io preferisco ancora il primo, parte 1 a parte 2. Cioè, come giochi, se dovessi valutare, probabilmente direi The Last of Us 2. Perché raggiunge apici su più fronti. Anche se forse è un po' troppo allungato come gioco. The Last of Us 1, però, lo trovo dannatamente più rigiocabile. Questo perché il secondo è davvero molto pesante. Per quello che avviene, dico. Io mi sento un debole nel rigiocarlo. Mi ha fatto davvero tanto tanto male, ma quel dolore meraviglioso che soltanto un'opera d'arte può darti. E con opera d'arte intendo proprio un qualcosa davvero fatto bene a livello di intrattenimento, di tutto. C'è tutto nei videogiochi, ragazzi. E in The Last of Us questo tutto è notevole. È notevole. The Last of Us 1 lo vedo un po' come Metal Gear Solid 1. Quello che, diciamo, a meno tempi morti, è tutto perfetto a livello di tempo, di gameplay, di scene, è tutto mixato alla perfezione. Però The Last of Us 2, ad esempio, come gameplay è... Vabbè, ma non devo fare un confronto tra i due titoli. Fatto sta che come serie, forse, ma di poco, ho preferito quelli di The Last of Us. Sebbene devo dire che nelle prime live fu un disastro a causa dell'ottimizzazione da cani del titolo, perché su PC la gente non sa programmare più delle volte. Sono indispettito da questo, quindi voto Ori. Madonna quanto mi ha dato fastidio. Io odio sta roba dell'ottimizzazione da cani. Allora, League stravince 10-0. Elden Ring è sicuramente un titolo molto valido, ma come è successo con Prey, è stato giocato molto male da me, perché tra un gameplay, tra una live e l'altra, passavano tipo 10 giorni, 20 giorni, una roba indecente, e quindi cosa potevo mai ricordare di quello che facevo? Mi perdevo ogni cosa, mi dimenticavo tutto. Ma anche a livello di gameplay, a volte ero sceno, era orribile secondo me vedermi, anche se alcuni di voi apprezzavano ad ogni modo. Mi sono detto anche di rigiocarlo, di proseguirlo, però ormai è passato talmente tanto tempo, e comunque il gioco è sempre ottimizzato da cani. Sul mio PC gira male, crasha continuamente con la 3080, quindi per questo lo detesto. Però devo dire questo, è sicuramente un titolo molto valido, ma personalmente io continuo a preferire i giochi più lineari di From Software. A me l'open world ha stancato, in generale. Quello di Elden Ring è sicuramente un open world buono, ma ormai oggigiorno io faccio fatica. Gli unici open world che io riesco a giocare oggi ancora sono soltanto quelli dei titoli Bethesda, meglio, i di Elder Scrolls e i Fallout, e i Rockstar Game, quindi Red Dead, GTA. Per il resto faccio estrema fatica, eh. Per esempio Assassin's Creed Origins io l'ho amato, ma oggi non lo rigiocherei più. Mamma mia. Amo la linearità dei titoli From, la narrativa messa in quel modo, che è molto simile, ma qui, ad esempio, le descrizioni di lore te ne danno più con il contagocce. Molte armi, molte vesti non ti raccontano nulla, e questa roba mi fa rosicare. Dall'altra parte c'è Oblivion, è uno dei miei personaggi migliori mai creati, e episodi di cui vado dannatamente fiero.
vince League nettamente proprio. Ah, ma ragazzi, ma insomma, Alfred, ti sei impegnato tanto, eh. Allora, poteva diventare una serie incredibile quella di Mass Effect, perché il gioco di per sé è incredibile, con una lore straordinaria, ma sempre a causa mia del tempo, eccetera, 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 ho bloccato tutto, esattamente come tante altre serie. Tra l'altro mi dissi, ok, non riuscirò mai a giocare e finire Mass Effect su YouTube, però almeno mi invento sta cosa del permadeath, creo sta paraculata. Il giorno in cui morirò, terminerò la serie. Bene, l'ho terminata prima di morire. Davvero una roba vergognosa, quindi poteva diventare tanta roba. Purtroppo è stata stoppata malissimo da me. Dall'altra parte abbiamo Call of Cthulhu, fatto su Twitch. Un gioco sicuramente mediocre, si vede fatto con quattro spicci, un team sicuramente che non ha tutta questa capacità, esperienza, eccetera. Magari l'esperienza ne ha, però vabbè. Probabilmente è un piccolo team, eccetera. Però l'atmosfera c'è. E giocato in live con voi, secondo me, ha migliorato di tanto l'esperienza. E io da amante di Lovecraft, quindi l'ho apprezzato. Vince Call of Cthulhu. Grazie, Dharma. Wow! Il suicidio di Rachel Foster, grande! Dall'altra parte, Tesso... Dai, ragazzi, questo non ha senso, non è una serie, è un video singolo sull'update, sulle analisi del teaser di The Elder Scrolls 6. Ragazzi, feci quel video dopo poche ore dall'uscita del teaser, quello lì famoso, del 2018, di The Elder Scrolls 6. Dopodiché non feci più niente, quindi quella playlist è vuota, è rimasta lì. Anche perché secondo me non aveva senso continuare a speculare sul nulla. Cioè, Bethesda ha fatto quella roba lì solo per tranquillizzarci. Dai, non esiste niente, non esisteva niente, per anni non è esistito nulla di nulla. Si poteva solo speculare sul territorio, l'ho fatto, sono felice di aver detto Airock. Molti ci vedono Hammerfell ultimamente. Sono uscite delle voci ancora su Hammerfell, ma potrebbero esserci entrambe. Vabbè, non riprendiamo quel discorso là, dai. Sono felice di quel video, però non possiamo definirla una serie, dai, su. Invece, The Suicide of Rachel Foster è un gioco bellino, molto contenuto, perfetto, secondo me, per Twitch. Un gioco thriller, possiamo definirlo, in cui ci si perde in questa ambientazione molto kubrickiana, in questo albergo desolato, bloccati da questa tempesta di neve, molto Shining, quindi, in cui sorgono misteri continuamente dietro a questo suicidio, a questa morte. Interessante, è un walking simulator, d'altronde. E l'ho apprezzato, bello, sono giochi secondo me adatti per Twitch, per quando si ha poco tempo. The Vanishing of the Uncharted è un altro walking simulator tipo Rachel Foster, ovviamente molto più importante, con una trama sicuramente migliore, è diventato anche una sorta di gioco cult, dai, oggigiorno, davvero molto molto apprezzato, assolutamente adorato. Ma Death Stranding è stata una delle cose più belle che mi siano mai capitate nella vita. Ok, si passa agli ottavi. Quindi, mi dispiace, Cronache Mitologiche 1, tanta nostalgia, però oggigiorno farei davvero molta fatica a rivederti, caro Cronache Mitologiche 1, un po' come l'inizio dell'epopea di Enki, fare una fatica immane. E il cammino di William è superiore. Vince Dark Souls. Ciao God of War. Shadow of the Colossus. Ripeto, sia un gioco fenomenale. Ma dall'altra parte abbiamo me stesso. Ripeto, me stesso. C'è tutto l'amore verso tutto ciò che amo. A livello cinematografico, musicale, videoludico, filosofico, per quelle quattro cose che so,
che credo di sapere. Dei poveri anche. Ma Shadow of the Colossus è stato molto importante, però. The Last of Us Parte 2. Bellissima avventura. Ma che esperienza con voi, The Last of Us. No. Allora, qui c'è da dividere un po' il discorso, perché allora, come serie sicuramente è più importante quella di Ori, con voi in chat, con un gioco completo. Dall'altra parte abbiamo 4-5 video, adesso non ricordo neanche più. È una roba molto più personale di Alea. È una roba molto autoriale. Mettiamola così, ok? Perché poi questa è la differenza che c'è principalmente tra i miei lavori su YouTube e quello che faccio su Twitch. C'è più autorialità perché creo, aggiungo cose io e non sono soltanto gameplay. Non, ovvio, spesso sono soltanto gameplay, sia chiaro. Ma altre volte, ecco, faccio qualcosa di mio, di personale. Il Diario di Alea quindi è una roba che mi riempie di soddisfazione, ma possiamo definirla serie? Sì, è il Diario di Alea, lei alla fine. Sono video singoli, con l'ultimo video forse ho cercato di dire qualcosa in più del personaggio, ma. Ma che avventura quella di Ori. Che avventura. Dai, voglio far vincere il me. Il me. Cioè, sono davvero orgoglioso, ragazzi, di quello che ho fatto. Dopotutto era questo che richiedeva Alfredo anche, no? Quindi. Rachel Foster, tanta roba. Cioè, mi sei piaciuto, è stato divertente, ma qua abbiamo un gigante. Oh, cazzarola. Sapete che non è affatto semplice? Sapete che non è affatto semplice? Perché XCOM 2 è stata davvero, su Twitch è stata davvero tanto, tanto, tanto divertente. Sarei quasi più tentato di votare XCOM, però ci sono alcuni momenti. C'è davvero. Come si chiama in Bloodborne quella roba quando vedi la follia? I punti intuizione. Davvero, Bloodborne a un certo punto ti mostra delle robe in cui tu rimani stordito. Stordito da quella follia. Sembri diventarlo anche tu, un folle. È qualcosa di allucinante. I personaggi, quella malattia che c'è, che si respira continuamente, quell'oppressione. Bloodborne è un gioco divino, stellare. Dai, no, è troppo colossale Bloodborne come gioco, però cazzo, che esperienza con voi XCOM. Che roba che è stata. Mannaggia, 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 mannaggia. Io voto Bloodborne, ma. Ha vinto il gioco. Cioè, XCOM, tra l'altro, reputo uno dei giochi strategici più belli di sempre, sia chiaro, ma. Bloodborne è troppo, troppo bello per me. Pillars. Ok, hai fatto il tuo. Purtroppo ti ho interrotto male. Di qua c'è League. C'è League. Mi spiace, Call of Cthulhu. Mi spiace. Di qua c'è Kojima. Oddio, incomincia a farsi dolorosa, eh? Quarti di finale. Molto doloroso, molto doloroso. Vabbè, dai. Ho fatto vincere il Diario d'Alea in quel modo perché ho messo un attimo. Ho accantonato, secondo me, la ragione perché, comunque, come esperienza, la serie, eccetera. Ho fatto vincere il cuore, quello che. La soddisfazione che mi ha dato nel creare i video singoli di Alea, però. Qui non può nulla, purtroppo. Cioè, abbiamo una serie che in cui voi siete stati trascinanti, il gioco è stato trascinante, l'emozione, il pianto che mi sono fatto, The Last of Us 2 è un'opera gigantesca e indimenticabile. Il culmine
di un duo che poche volte, forse anzi no, forse è stato un unicum dei videogiochi, trovare due personaggi così nella stessa opera, così grandiosi, quel rapporto lì, mamma. Oddio. Porca troia, questa è la più difficile. Ah. Qui ho bisogno di bere. Sono stati due percorsi molto diversi. Allora, seri. E due giochi per me erano due giochi da scoprire. Abbiamo Dark Souls, un gioco davvero strapprezzato dal pubblico, stramato, in cui la community è davvero fortissima, che nel corso degli anni ha provato a dire la sua, a speculare sulla lore, eccetera. Quindi era davvero una community colossale. Quindi io mi addentravo verso questo mondo con incoscienza, con inconsapevolezza, senza aspettarmi chissà cosa in realtà, perché per me c'era Bloodborne là in cima, inarrivabile. E invece, Dark Souls è stato talmente impattante come videogame, con i personaggi, con le musiche, con le ambientazioni, con il level design, con una chat davvero stratosferica, vi siete superati. I giochi From su Twitch funzionano sempre alla grande, perlomeno i Dark Souls, gli Elden Ring, Bloodborne, non so Sekiro, non lo so. Come Armored Core, non lo so, non credo. E, una roba incredibile, tra l'altro, di mio, io ci do sempre questo roleplay, no? Con questi personaggi un po' sgangherati, oppure a volte li faccio epici, come può essere un Enki, no? Con William, un personaggio che io... William è nato con disprezzo. William è stato un errore. Questa è la sua lore. È stato un errore, un abominio per l'appunto. E quindi io l'ho sempre visto con disprezzo, l'ho sempre odiato il mio personaggio. Cosa che voi non facevate invece in chat. Eravate lì a supportarlo, almeno molti di voi. Altri invece concordavano con me. Una roba indegna, schifosa, immeritevole. Per poi arrivare in quel finale, in cui finalmente il mio io che entrava in contrapposizione con quello di William si è fuso, cioè nel senso siamo diventati un tutt'uno. Io William sono arrivato ad adorarlo alla fine, ad amarlo. Mi ha davvero emozionato il finale di Dark Souls, perché eravamo arrivati a una conclusione di un gioco davvero epico, indimenticabile, con una partecipazione vostra stellare. E con quello che mi avete regalato anche nel corso di tutte quelle ore, con quello che mi avete mostrato nel finale di Dark Souls, no, non lo dimenticherò mai, ragazzi. Mai. Di qua abbiamo Ender's Project, con la serie Death Stranding completa. Vivevo un periodo orribile della mia vita, forse uno dei più brutti. E Death Stranding è riuscito a migliorare quel periodo in maniera netta. Netta. È stato un viaggio in cui, cioè, ha riempito davvero i miei vuoti, i problemi che avevo mentali. È riuscito in parte a risanare certi blocchi, certe mie ansie. È riuscito in questo. Io a un certo punto, io in un video, non so se vi ricordate, ma ho proprio sbottato, ho proprio pianto, come non mi era mai successo. Cioè, lì davvero, quando mi sono rivisto, ho ripianto una seconda volta, poi mentre facevo il montaggio. Ho detto, ma che cazzo? Ma com'è possibile che questo gioco mi stia facendo la terapia? È stato così Death Stranding. E se penso poi alle singole cose comunque che il gioco mi ha trasmesso, ma a livello proprio di videogioco in sé, cioè quelle camminate,
quella solitudine nel quale io mi sono ritrovato molto spesso. I loro horror, che ogni volta che penso che il cantante che purtroppo è venuto a mancare, mi viene davvero un'altra volta da sbottare. Adesso faccio molta fatica a parlare, prendo l'acqua. Beh, Death Stranding ogni volta mi fa questo. Death Stranding ogni volta mi provoca sempre reazioni di questo tipo quando ripenso ad alcuni momenti. Death Stranding ha tanti difetti, le boss fight sono brutte, cioè sicuramente non meritevoli di un gioco fatto da Hideo Kojima pensando ai Metal Gear, no? Troppo allungato in alcuni punti. Nella parte finale ci sono cose che avrei tagliato, che avrei raccontato in maniera diversa. Però, ragazzi, l'esperienza complessiva, ma che cavolo la dimenticherà mai? Non è, cioè, a livello oggettivo, quando prima ho parlato di classifiche top 100, lo metterei tra i 100 migliori videogiochi di sempre. Ma non lo metterei davanti, non lo metterei tra i primi 20, 30, 40, 50. Probabilmente no. Oddio, tra i primi 50 sì, dai. Però ok. Ma a livello personale sì, è là proprio in cima. Ma se dovessi fare un discorso il più oggettivo possibile, il più che poi l'oggettività non esiste per queste cose qua, diciamo che starebbe un po' più lontanuccio. Vince Death Stranding. Perché è troppo personale. Ho eliminato praticamente due serie From Software che mi sono rimaste nel cuore, però si sono scontrati con dei macigni. Mi dispiace, Bloodborne. Oh, cazzo! Madò! Oddio! Quanta cattiveria in questa sfida. Questa è, tra l'altro, guarda che immagine che hanno preso. Perché dico al plurale? Che ha preso Alfredo per Oblivion. Sai che questa copertina tu l'hai presa da dove? Mi sa o da Twitch o da Facebook. In qualche parte la pubblicai. Perché questa qui mi venne bannata. Non mi era concessa perché venivano mostrate nudità. Si vede leggermente il fondo schiena di League. Quindi poi dovetti cambiarla. E va bene. Cioè, oppure questa qui è quella che... Cioè, ho risolto con questa semitrasparenza del logo di Oblivion. Non ricordo più, sai? Non ricordo più. Però questa copertina mi diede dei problemi. Forse perché la fece ancora più trasparente, magari, il font lì, la scritta. Non lo so, non lo so. Vabbè, ad ogni modo. Allora, è una sfida interessante perché... Entrambe le serie mi hanno dato parecchia soddisfazione a livello personale da montatore, ok? Perché con Red Dead ho trovato alcune idee nel mandare avanti la trama, cercare di fondere il mio racconto con il gameplay in modo tutt'uno, tutto di seguito, no? Come può avvenire appunto in un videogioco narrativo. Ecco, quella roba lì l'ho trasferita secondo me molto bene in Oblivion con League. Prendiamo ad esempio il video Brillano per te. Lì ci sono almeno 3-4 scene che ho cercato appunto di raccontare durante il gameplay, a parte il finale, che c'è il distacco, come al mio solito, come quelle outro intro che sembrano dei trailer, a parte quello. Però, secondo me, con Oblivion ho fuso abbastanza bene questa mia idea di raccontarvi una storia. Ci sono tanti episodi di League che secondo me sono il punto più alto in assoluto del canale. Ombra su Hakdirt, la caccia al tesoro, il video finale di la confraternita Insania, anche il video Fame con quella scena terribile finale in cui League si mangia quella povera donna. Ma poi quello che fa, le scelte che fa, no? Dare in pasto la carne al cane. Quella roba là, insomma, sono tutte trovate che mi rendono fiero. Sono un malato mentale, evidentemente, però... Insomma, League è una serie troppo grande
per quei quattro video di, Death Stra di Red Dead Redemption. Cioè, Red Dead Redemption è forse la playlist che oggigiorno viene più ricordata dopo quella di Hankey. Però per me Oblivion è... C'è anche a livello comunque di Blind, che sto dicendo, di gameplay, di racconto, di lore, come la stiamo facendo e tutto, e di roleplay, per me è la cosa migliore che abbia mai fatto, più di Skyrim, più di Skyrim. Poi su Skyrim subentrano tante altre cose, sia chiaro, però Oblivion, tanta roba, cioè lo ammetto io stesso, è davvero una serie molto molto bella, secondo me, la vedrei anch'io stesso. Io riesco a vedere delle mie creazioni, i video su Red Dead, alcuni video di Oblivion e cos'altro. Forse quell'XCOM riuscirei a vedere, perché ci siete voi. Io sono molto molto cattivo con quello che faccio e qualche video di Skyrim. Ah, i video di Alea. Ok. Vince Oblivion, vince League. E così finisce l'ultimo baluardo di Twitch, The Last of Us Parte 2, giusto? Ho eliminato tutti ormai. Dai, non, purtroppo non puoi nulla. The Last of Us, sei stato grandioso, grandioso. Due personaggi memorabili. Sei riuscito a portare avanti quel finale colossale del primo. Perché con quel finale per me si poteva concludere anche lì, era talmente bello, no? Sì, impattante, incredibile. Ma è riuscito a proseguire con una forza notevole. Nonostante questo, però, non puoi nulla contro Skyrim e contro l'epopea di Hankey. Non puoi nulla. Porca troia, che ci sono rimasti? Ma Dark Souls sì, l'ho eliminato per Death Stranding. L'epopea di Hankey, Oblivion, chi c'è rimasto? Madonna, che vuoto. Semifinale. Ah. Qua non ce la faccio. Non so cosa fare, mannaggia. Ripeto, Death Stranding è troppo importante perché... Ma quasi mi trema la voce. Ah, mannaggia, mannaggia, mannaggia. Porca troia. Ho già detto quello che è stato per me Death Stranding, così quello che è Oblivion. Oblivion è uno dei miei test. Vabbè, ho giocato pochi test, dai, pochissimo Morrowind, Skyrim e Oblivion, sia chiaro. Oblivion per certi versi è superiore a Skyrim, per diverse cose, a livello di quest, secondo me, di scrittura, di scelte. Quindi. E le quest in sé ci sono quelle più memorabili, secondo me le gilde sono fatte meglio di quelle di Skyrim. Dall'altra parte però ha un gameplay invecchiato purtroppo male perché è molto semplice, anche Skyrim è semplice ma è da rendere più giocabile oggigiorno, ok? È anche una questione di datazione, cioè un gioco comunque più recente Skyrim fa ridere, 2011, 13 anni fa, santo cielo. E Oblivion quindi c'ha pure quella roba... Che lo reputo un test davvero grande, 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 gigantesco. È stato anche il mio primo test, santo cielo, nel 2006, ma si è ammaliato, ve l'ho raccontato tante volte, non potevo crederci. Era un po' come quando per la prima volta giocavi a un GTA. Rimani lì stordito, ma com'è possibile che sia stato creato questo? Cioè io mi ricordo con GTA, ad esempio, che dopo il 2 io passai a Vice City, il 3 non riuscii a giocarlo. Passai a Vice City e fu incredibile. Oblivion, quella sensazione di stordimento me la diede ancora maggiore, perché davvero tu vedevi tutto il mondo
vedevi le montagne, bosche, cioè a livello di ambientazione era molto vicino quindi ai miei gusti. Ho detto, ma io, cioè io posso davvero andare, strano poi, no? Su quella montagna, magari cosa ci trovo? Io ricordo che mi misi a camminare e trovai questa magione gigante dove ci vivevano questi elfi scuri che io non sapevo nulla della lore, non sapevo niente e quindi avevo un po' timore, ma se adesso entro lì rubo qualcosa, cioè tutto, potevi ammazzarli, cioè è una roba che è sconvolgente, però qui si parla di serie, personale, non di gioco, si parla della serie e che gli vuoi dire? Che gli vuoi dire? Ripeto, Oblivion forse la miglior serie mia, se dovessi essere il più oggettivo possibile, anche se ancora incompleta, è la mia miglior serie. Adesso è bloccata tra l'altro perché fa un caldo della Madonna, io devo rimettere tutte le mod, devo rimoddare da capo e solo Dio sa quando può, ovvero Dark Void, quando possa essere rognoso rimoddare Oblivion. Con questo caldo non ce la faccio, ragazzi, quindi passerà ancora tempo. Death Stranding anche nei commenti è stato incredibile, però. Va bene. Ah no, ecco, questa è la finale. L'avevamo già giocata l'altra, scusatemi. Ci sta. Ci sta. Io so cosa vincerà, cosa sceglierò. Però ripeto, come secondo me, come video in sé, se oggigiorno dovesse arrivare un nuovo utente, si dovesse imbattere in queste due serie, secondo me rimarrebbe più colpito da Oblivion. Sia perché l'epopea di Henk è dannatamente datata 2014-2019, 5 anni per completarla, e nei primi video in cui erano 720p anche fatto male, una webcam disastrosa, con un me disastroso in tutto e per tutto, infatti mi detesto in quasi tutto il primo atto, quindi secondo me farebbe molta più fatica un utente. Quindi secondo me a livello proprio di contenuto, secondo me quello di Oblivion è ben più fruibile. E a livello qualitativo dei montaggi è nettamente anche superiore. Cioè, il miglior montaggio di Skyrim, dell'epopea di Henk, secondo me non può nulla contro, non dico qualsiasi montaggio di Oblivion, ma quasi ci manca. Perché praticamente quello che ho fatto nel finale dell'epopea di Henk l'ho riportato poi in Oblivion perché l'epopea di Henk è stata tutta sperimentazione, ok? L'ho riportato su Oblivion e secondo me è perfezionato. Certo, il finale di Henk poi è stato tagliato con l'accetta purtroppo perché non mi era possibile a livello proprio tecnico. Però l'epopea di Henk, ripeto, c'è tutto me stesso lì dentro. C'è tutto me stesso. Quello che ho fatto, ragazzi, per mettervi video, ma che ho fatto anche dopo, i sacrifici che ho fatto, i soldi che ho speso, soldi che non mi sono mai, diciamo, tornati, ho fatto delle cazzate assurde in queste scelte, cioè un folle, ah, non c'avevo una lira, che cavolo, eppure ero lì che cercavo di accumulare, di riparare il computer giusto perché volevo fare video, perché mi divertivo, non dormivo la notte, non avevo la DSL, quindi un upload di un video durava 20-24 ore, ma se saltava la luce dovevo ricontinuare, rifare tutto da capo perché comunque all'inizio YouTube non ti bloccava il video, si corrompeva e quindi dovevi ripetere tutto 20-24 ore d'estate con un caldo allucinante, non dormivo, dormivo 2-3 ore a notte, il computer che faceva rumore, tutto questo per anni, anni e anni. Quando volevo creare qualcosa di nuovo, allora uscivo con la macchina, mi facevo anche quella mezz'ora, tre quarti d'ora di viaggio con la macchina verso il nulla, ascoltando le soundtrack che avevo deciso di scegliere, così in modo da farmi venire in mente il tipo di montaggio, il tipo di inquadratura. Io
il discorso, la frase magari di Hank che doveva essere impattante, la citazione che dovevo fare al videogioco, al film, ci dovevo mettere tutto me stesso, tutto, 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 tutto. L'epopea di Hank è stata questa e il responso è stato incredibile. La serie di Hank oggigiorno è la serie più guardata. Ogni giorno dal 2014 ad oggi viene guardato Skyrim, viene guardata l'epopea di Hank. Ma poi vogliamo parlare del momento finale? Vogliamo parlare della premium, come si chiama? Della premiere che feci soltanto musicale con voi in chat lì, quel quarto d'ora prima della messa in onda dell'episodio finale alle 9, non ricordo, ricordo che decisi di pubblicarlo alle ore 21, non ricordo di quale giorno. Fatto sta che finì la premiere con voi nella chat, a me mi tremavano le mani, spensi tutto, me ne andai via, me ne andai verso il pub a mangiare. Nel frattempo arrivavano i commenti, un video di un'ora e un quarto, un'ora e venti, non ricordo più. Quello che avete scritto, quello che avete scritto lì sotto, ma dai, come cavolo si fa? Ma come si fa? Nostalgia, nostalgia canaglia. Allora, Alfredo, tu il gioco l'hai fatto giocare anche ad altri. Cioè, sicuramente hai fatto qualcosina anche tu, perché ci sono almeno tre voti, no? 75%, 25%. No, ci sono quattro voti. La matematica è veramente orribile. 25. Ci sono state quattro votazioni. Tre dell'epopea di Enki, una di Red Dead, una roba del genere? Eh sì. Poi come funziona il win rate? Ah, forse si basa sulle posizioni. Cioè, Oblivion è arrivato in finale a questo punteggio altino, superiore a quest'altri. Quindi alla fine, sì, ci sono delle serie che non sono definibili serie, quel codec, ma va. Non sono affatto definibili serie, però vabbè. Tu dovevi pareggiare, devono esserci comunque 32 partecipanti, altrimenti ci sarebbero rimasti dei vuoti. Questo l'ho visto in altri content creator, quindi vabbè, ci sta, ci sta. Ragazzi, è stato divertente. Sofferenza, però mi ha fatto tornare indietro nel tempo. Se questo sarebbe divertente farlo online. Però dovreste creare qualcosa. Oppure comunque si trovano sicuramente i giochi dei migliori videogiochi della storia, roba così. Ma io ne ho giocati pochi, quindi dovresti dare la classica... una lista dei giochi giocati da me nel corso della mia vita. Ma quanto ci si impiega a creare tutta sta roba? A mettere tutte le immagini, i titoli, mamma mia. Però lo si potrebbe fare in live, un giorno. Ragazzi, dai, mi sono divertito. Spero vi sia piaciuto. Spero vi sia piaciuto. Forse non ha senso fare questi video qua. Forse sarebbe meglio farci qualche live. Non lo so. Ma per le live anche lì è un casino, perché devo rifare tutto OBS. Non ho più niente. Ragazzi, alla prossima. Statemi bene.